Freddo gelido è la Tessa e tempo da lupi. Di questo periodo si sa è normale, considerando che i lupi in questione, quelli rossoblù, vengono da un filotto di successi, tre consecutivi, con una gara ancora da recuperare con la Cenerentola del raggruppamento. Tutto ciò non spaventa però la formazione di casa, che caparbiamente ottiene un pareggio che stava per sfuggire di mano. Colpo d'occhio e copertina d'obbligo per i 500 giunti da Campobasso, tutta gente che ha fame di calcio, quello che conta, esattamente come gli 11 schierati in campo da mister Lacava. Prime avvisaglie al sesto, Murano in aria fa quello che vuole e si inventa una velenosa traiettoria, Gallicchio in scivolata arriva con un attimo di ritardo. Subito dopo è Cochen a provarci di testa. Inizio dunque avvincente, pochi istanti e sul fronte opposto in evidenza Miani su cross di Boschetti. Poco prima della mezz'ora l'infortunio di Gallicchio viene rimediato con l'ingresso in campo dell'ex Alessandri. Nonostante il maggior peso offensivo, l'assenza forzata del numero 10 si farà sentire. Intanto Morelli scalda le mani ad Ascani, gran parata la sua. Così come imperioso il gesto atletico di Capitan Minadeo che sblocca il risultato a meno 5 dal riposo. Perfetta la punizione calciata da Cochen. La marcia del Campobasso appare dunque inarrestabile, anche se qualche brivido corre dietro la schiena al 42esimo. Secondo tempo meno brillante, la fisicità prende il sopravvento sulla tecnica. Settimo, Cochen viene contratto al momento di schiacciare di testa. Passano tre giri di lancetta e si registra il primo episodio discutibile. Contropiede micidiale, 3 contro 3, Cochen serve la corrente Ricci, palla in rete ma bandierina alzata. Lo 0-2 non convalidato si trasforma da lì a poco in 1-1. D'Angelo insacca dal limite prepotentemente, ma l'azione è viziata da un precedente fallo di mano. Gol comunque regolare. Vane le proteste e clima che si surriscalda. La gara offre in ogni caso altri spunti di cronaca. 66esimo, Miani da due passi, pronta alla risposta di Ascani. Lo stesso Miani a ritentarci al 75esimo in avvitamento, ma senza la forza necessaria. Finale marcato a testa Valdisandro, 83esimo doppio tentativo di Gentili e Lazzarini, pallone sull'esterno della rete. Finisce qui, due squadre in salute ma il Campobasso attuale ha una marcia in più, le squadre di testa sono avvertite. Siamo stati bravi, abbiamo fatto sicuramente una delle migliori partite stagionali, ci mancava da diverso tempo un atteggiamento del genere. E devo dire che i ragazzi sono stati veramente bravi. Credo che siamo stati scippati, ma non da parte della testa, in buona fede da parte dell'arbitro. Credo che oggi Campobasso meritava i 3 punti, però guardiamo avanti. A inizio gara, se probabilmente qualcuno mi voleva far firmare il pareggio contro una grande squadra, avrei anche firmato, però l'obiettivo nostro era sicuramente quello di conquistare i 3 punti.